dopo lo chiamo subito. Bene ragazzi, prego. Sera. Io sostengo che quella sia un'ottima base, però credo che oggi sia riduttivo, perché ci abbiamo messo anche una buona qualità e soprattutto una buona predisposizione a cercare di essere una squadra non passiva, non rinunciataria, ma cercare di essere una squadra che sapeva che doveva soffrire tanto per recuperare palla, ma sapeva anche che una volta recuperata palla poteva trovare quelle situazioni per provare a mettere in difficoltà i nostri avversari. Quindi credo che cuore e spirito, tanta roba, ma c'è anche molto altro dentro la prestazione di oggi del Bologna, sono d'accordo. Grazie. Una cosa, Stefano. Ieri in maniera un po' freudiana hai evocato la mano di Rovigno, oggi c'è la mano di Sergio. No. A un certo punto io non ho evocato, mi si è stata fatta una domanda sulla partita dell'anno scorso e ho risposto. Oggi non ho pensato niente, perché durante la partita devo dire che sono talmente preso, talmente in trance agonistica che non meritavamo di perdere questa partita nel modo più assoluto, e quindi sono contento che i ragazzi siano stati premiati anche dai risultati e non solamente dalla prestazione, soprattutto perché non si meritava dopo una prova così importante dal punto di vista dell'interpretazione, del dispendio di energia, della volontà, della capacità di stare insieme, di provare questa squadra, di essere comunque, io ho visto anche situazioni pericolose, avevamo sempre 4-5 giocatori che attaccavano l'area avversaria, quindi non ho pensato niente. Ed è stato bello, è una giornata molto bella, contento anche perché abbiamo avuto un pubblico fantastico, ci ha aiutato, è stata una partita vibrante, come piacciono a me, come è giusto che siano le partite di calcio, e quindi c'è solamente soddisfazione. Che finisce stasera, perché prima della sosta abbiamo due partite dove vogliamo provare ancora una volta, la classifica la stiamo migliorando, ma è sempre lì, è ancora corta, è ancora bassa, e quindi soddisfazione molto oggi, ma da domani pensiamo già al Genoa, che è una partita importantissima, è una partita che ci vogliamo giocare come stiamo facendo. Stefano, complimenti questa zona, ma così, perché congedi da tempo, per il tuo sistema, il tempo ti sta dando ragione. Grazie. Non è la migliore prestazione del Bologna di quest'anno. Ho visto che nel corso della partita hai cambiato anche le rotazioni parecchio, soprattutto l'ingresso di Perez, l'ho visto molto determinato, è entrato e hai fatto quella cosa che ha messo in grossa difficoltà il centrocampo. E poi soprattutto gli inserimenti da dietro alle spalle delle due centrali del Milan, che non è semplice una guida come questa, quella secondo me c'è la mano tua anche, se non lo vuoi dire in questi casi. No, ma è chiaro che la partita l'avevamo già preparato e l'avevo già preparato all'inizio settimana, anche con le scelte che avevo fatto per la partita di giovedì sera. Non volevamo mettere in campo troppi giocatori dall'inizio che avessero sulle gambe e sulla testa entrambe le partite, perché è inevitabile che la partita di giovedì sera ci è costato tanto, ed era inevitabile che un avversario forte come Milan ci costringesse a spendere tantissimo. E poi dopo abbiamo cercato di coprire bene il campo, abbiamo allargato un po' di più oggi Diamanti rispetto a Ramirez, quando è entrato Diego siamo passati a lavorare con due mediani. Se c'è la disponibilità, se c'è la voglia di essere squadra, di stare squadra, poi possiamo giocare in tanti modi, che non è quello il problema, e anzi siamo anche pronti a sfruttare, io credo che dobbiamo essere bravi a sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori, e quindi mettere i giocatori nelle condizioni ideali di rendere al 100%. Io so che se metto Perez a giocare da interno destro, che si deve muovere tanto, probabilmente non riesce a rendere al 100%, quindi se a meno che non sia costretto non lo faccio. Perez, per dire, un altro suo compagno. Gli episodi, io ho salutato l'arbitro, io ritengo il signor Rocchi sia un ottimo arbitro e con ottimi atteggiamenti, perché in campo è sempre un arbitro, una persona rispettosa e una persona non arrogante, e a me piace. Poi dopo sugli episodi, probabilmente oggi non è stata la sua migliore giornata, non è stata la giornata più fortunata che ha trovato, però io mi voglio soffermare, perché credo veramente in quello che dico, sulla bontà della nostra prestazione e sul fatto che sia stata una bellissima partita dove tutte e due le squadre hanno provato a vincere fino alla fine. Ma è vero che si è scusato per il
No, no, non, sei, non è che se ho fatto degli errori chiedo scusa. Ha avuto, è anche lì, è anche lì, però invece secondo me invece anche lì ha avuto un ottimo atteggiamento. Eh sì, il calcio. Marco Di Vaio intanto in zona mista. Non è rigore. Non so, Andrea, parlando con Andrea dentro lo spogliatoio, ha detto che lui, secondo lui il contatto c'è stato, però noi protestavamo non per il rigore, almeno io non protestavo per il rigore, ma perché secondo me Andrea lì è stato, nel calciare quella palla, è stato disturbato da Pato, e che era in quel momento era posizione fuori gioco. Sì, Andrea ha dovuto seguire Pato sul taglio e c'era fuori gioco, secondo me. Lui dice non attivo perché Pato non guardava la palla, però ha dato fastidio ugualmente per rilancio alla difesa. Da regolamento in teoria sarebbe stato dovuto ammonire anche Amelia. Però in una partita così è, come posso dire, partita veloce, molto, molto fisica, molto, molto dinamica, per un arbitro non è facile con tanti episodi così. Non è stato semplice, c'era grande pressione da parte di tutte e due le squadre, volevamo vincere tutte e due, l'abbiamo dimostrato in campo, e penso non è stato semplice per lui, ma alla fine dei giochi penso che sono andati sia da una parte che da un'altra i torti, comunque va, è andata bene così. Ammetto quindi il risultato giusto? Secondo me sì, vista anche l'occasione, sì, forse è. Noi siamo tra virgolette dispiaciuti perché secondo me abbiamo fatto una grandissima gara, molto intensa, abbiamo giocato a viso aperto con il Milan, abbiamo giocato una partita veramente tosta, dura, creando tanto, credendoci sempre, penso che abbiamo creato qualcosa di importante, e alla fine perdere sarebbe stato un diritto vero. Il miglior problema della stagione? È un buon periodo, dai, per noi dopo la partita con il Cesena non potevamo più sbagliare, ce lo siamo detti, abbiamo trovato questa strada, e in questo momento secondo me ci accompagna anche una buona condizione fisica, stiamo facendo buone cose per il gioco che vogliamo far noi, nel ripartire, nel difendersi e ripartire abbiamo bisogno di star bene fisicamente, in questo momento lo stiamo facendo bene, il modulo ci sta aiutando e devo dire che la squadra sta facendo delle belle partite, ma non soltanto oggi, anche il giovedì che ha giocato poco ha fatto una grandissima prestazione, con il Siena pur soffrendo abbiamo fatto una grande gara. Dunque adesso siamo su una, abbiamo trovato la via giusta, adesso non la dobbiamo più lasciare per nessun motivo al mondo, perché questa è la via che ci porta a salvezza, con la sofferenza, perché sappiamo che dobbiamo soffrire, come ho detto la settimana scorsa, perché le nostre vittorie arrivano sempre dopo con tanta sofferenza, però l'affrontiamo a viso aperto, siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Qual è stata anche la mossa decisiva per una partita così? Crederci e sapere che loro potevano creare delle occasioni importanti, perché sono la squadra più forte d'Italia, comunque i campioni d'Italia uscenti, perché stanno attraversando un grande momento di forma, perché fanno 2, 3, 4 gol a tutti, comunque. E questo lo sapevamo che potevamo subire, e dunque credere del fatto che potevamo fargli male anche noi, e il mister, anche le scelte del mister erano dettate da questo, cercare di difendersi il miglior modo possibile, però nel ripartire quando avevamo la palla e cercare di fargli male anche noi, sotto questo punto di vista, penso che lì è stata la svolta della partita perché siamo stati bravi. Forse il più grosso cambiamento Bologna l'ha fatto proprio dal punto di vista mentale e caratteriale, cioè anche oggi torti arbitrali avete sì protestato, però poi la grande ribellione l'avete fatta in campo. L'abbiamo scaricato in campo e questo va a merito alla squadra, perché non ci stavamo a perdere una partita così, perché non volevamo perderla, perché in campo tutti noi avvertiamo grande fiducia nel poter portare a casa un risultato positivo, e questo l'abbiamo scaricato in campo. Alla fine veramente sull'occasione mia che Bonera mi ha ribattuto ci poteva stare anche in gol del 3-2, dunque sarebbe stata un'apoteosi, però siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Di giocare con Di Vaio, Ramirez, Diamanti, Conè, quattro giocatori di elevata cifra tecnica, anche quattro giocatori offensivi contro il Milan,
bisogna essere, bisogna crederci, bisogna fare un lavoro collettivo, bisogna pensare in grande, forse non da, non in modo rinunciatario, ma anzi pensare di potersela giocare alla pari per maestro, io come anche dicevo la settimana scorsa, le qualità sia in avanti devi sfruttare. Io con questi quattro giocatori in questo momento, secondo me, per giocare così, lo sappiamo tutti e quattro, dobbiamo fare un grande lavoro sporco tra virgolette. Io penso che c'è grande disponibilità da parte nostra, cerchiamo di lavorare nel miglior modo possibile per disturbare nel momento che non abbiamo la palla, c'è grande sacrificio da parte di tutti noi e questa la squadra ne giova parecchio, perché comunque al momento che dobbiamo ripartire con quattro giocatori offensivi così, con caratteristiche diverse, possiamo far male agli avversari e questo è quello che vogliamo e dunque adesso dobbiamo continuare. Grande con due punte che giocando da un sì, quello può essere e poi può essere anche che i centrocampisti di quest'anno non siano uguali a quelli dell'anno scorso. Di Vaglio ha fatto una grande prestazione, se continua così io sono contentissimo, ma sono contento perché al di là del gol Marco non ha mai fatto mancare la positività, la disponibilità, il lavoro e la condizione fisica, lo sta premiando perché è un giocatore che lavora durante la settimana con grande professionalità, grande attenzione, scrupolosità e oggi ha scattato, mi sembra che ha avuto un'occasione anche nei minuti di recupero e quindi dimostra di un'ottima condizione. Credo che lì si trovi molto bene, ma credo anche che sarà possibile che lui segni anche magari giocando con un altro attaccante. Tra Juventus e Milan, che sono le due squadre più forti secondo me del campionato, ne ha 90 gol in Italia, non ha pareggiato. Il rischio di tanto sui beni è contro la sua allenare, lo sai. No, il rischio è non capire perché abbiamo fatto molto bene in queste due partite e quindi noi dobbiamo mantenere grande umiltà, sapere che giocando con questo spirito noi ci possiamo giocare tutte le partite, ma sapere che per vincere o pareggiare una partita noi dobbiamo veramente lavorare tanto tanto da squadra e lavori tanto da squadra la domenica se durante la settimana gli approcci, gli atteggiamenti sono quelli giusti, quindi non credo che ci sia quel rischio lì, poi dopo se vedremo quello che ci sarà da fare a gennaio e ripeto, adesso abbiamo un'altra settimana, 10 giorni molto molto impegnativi, poi credo che ci sarà un meritato stacco da parte di tutti perché in questi 2 mesi e mezzo che io sono qua la squadra ha veramente dato tanto, però non possiamo e non vogliamo fermarci ora perché sarebbe un grosso errore. Sicuramente non abbiamo ali di ruolo, perché è chiaro che non abbiamo il Pepe, non abbiamo, non so adesso gli esterni se non mi vengono in mente, ma non abbiamo ali di ruolo, però abbiamo giocatori che eventualmente possono adattarsi in quel ruolo lì e io ripeto, credo che sia opportuno schierare il giocatore nelle proprie posizioni ideali. Se io devo schierare un giocatore, so già in partenza che in quella posizione lì se mi può dare 8 mi dà 6, se ho l'alternativa schiero un giocatore che mi può dare 7 in quella posizione lì e mi dà 7. E quindi di volta in volta valuterò un po' le situazioni. Chiedo se oggi in un certo senso la tua squadra ti ha sorpreso, cioè se ha fatto qualcosa che è andato un po' oltre la soglia di quello che ti potevi aspettare. Io ho cercato di lavorare, non abbiamo lavorato tantissimo tatticamente, abbiamo lavorato su una situazione anche perché è difficile preparare, capisco i miei colleghi, comunque ci sono passato anch'io a Parma che giocavamo al giovedì in Europa League, la domenica campionato, capisco i colleghi che giocano in 2 o 3 competizioni come sia difficile anche dal punto di vista tattico preparare le partite. Dal punto di vista tattico avevamo lavorato soprattutto cercare di essere molto attenti, contro il Milan la palla è sempre libera, nel senso che hanno giocatori che te la sanno sempre mettere in profondità e quindi dovevamo marcare benissimo gli inserimenti dei centrocampisti avversari e degli attaccanti, questo penso che l'abbiamo fatto bene. Ma ho lavorato soprattutto sulla testa, nel senso che ho cercato di dargli coraggio. C'erano 2 possibilità, o cambiare qualcosina nel nostro modo di giocare, però secondo me diventavamo più rinunciatari, più passivi, o cercare di dargli coraggio, di dargli fiducia, anche perché credo
credevo che fosse il momento giusto, perché se una squadra sta bene è giusto che ci provi a giocarsi. E noi ci abbiamo provato e questo sono molto... Non sono sorpreso, ero fiducioso, poi non sono nemmeno sprovveduto da pensare che non avremmo trovato difficoltà o che potevamo anche perdere la partita col Milan accettando certe situazioni, però mi è piaciuto l'idea di dare forza, di dare convinzione e credo che la squadra lo abbia recepito. Queste sono, penso che quando l'allenatore vuole dare un messaggio e la squadra lo fa suo, penso che sia il significato che siamo sulla buona strada. Come si dà il coraggio? Cioè, si fa un discorso tipo Al Pacino nel film? No, io credo che sono più i comportamenti e gli atteggiamenti che le parole che contano in questo caso. E poi schierando la formazione... Certo, se toglievo un giocatore offensivo, se mettevo un difensore in più, quello che poteva essere, o un centrocampista in più, era un segnale. Ho provato a far questo, ripeto, perché uno, grande fiducia dei miei giocatori, due, secondo me il momento era giusto per farlo, e tre, secondo me noi siamo una squadra che comunque ha una sua crescita. Io non volevo interromperla cambiando troppo, pur sapendo che sarebbe stata dura, perché però è andata bene.